Si è vinto il Next Up, che impressione ti fa? Sì, sono emozionato fino al midollo. Congratulazioni. Paolo, te cosa c'è da dirci? Gabi, te c'è da dirci qualcosa? Volevo Dio buono, te! Abbiamo vinto. Abbiamo vinto, però... vero. Te dici finché un Bedovaini il bonifico. Oggi dovevo uscire video di Frusciante, una nuova appuntamento delle video recensioni, però visto questa inaspettata vittoria abbiamo invertito le pubblicazioni, quindi adesso usciamo con questo video di festeggiamento, questa settimana usciremo con il nuovo appuntamento di Frusciante. È stato avvisato Frede che non l'hai avvisato che non si te? No. Tu non l'hai avvisato? No. La prossima volta vado a Marzullo, merde. Allora dai, forza, via! Così! Ale! Vittoria! Vittoria! Alla goccia! Vai, di salame! Grande buffet! Me la messi sputtana la linea del Next Up! Confiniti, praticamente. Ci è andata male, ragazzi, se si vince l'anno scorso si faceva i films. Cioè vincere vuol dire essere arrivati primi. No, perché se sei arrivato secondo non vale. Se sei arrivato secondo conta un cazzo per me. Conta solo arrivare primo. Per esempio, se fosse l'istruttore Sanchez, cosa si direbbero? Sì, è vero, sei arrivato prima. Peccato che sei in ritardo di un anno. No. L'edizione è già passata. Next Up 2012. Ma istruttore, quindi quando gireremo il video per il 2013? Non lo so, aspettiamo i Maya per nuove informazioni. Questo è l'augurio a quelli che vinceranno l'anno prossimo. Quelli dell'anno prossimo, grazie al Next Up, avranno in palio un fantastico pacco di biscotti pagato a metà. E noi adesso, grazie alla visibilità, schiacceremo tutti i nuovi talenti che sono in giro. Grazie alla nostra vittoria, diciamo... schiacciante, come già abbiamo detto. Come vedete non abbiamo alcun talento. Abbiamo vinto. Ringraziamo davvero tutti voi che ci seguite, che ci supportate, condividete i nostri video, perché insomma questa vittoria è anche vostra. Ringraziamo anche tutti i giudici e coloro che hanno valutato i progetti in gara e che hanno voluto premiare il nostro. I soldi li trovate nel posto che abbiamo convenuto sotto la siepe della stazione. Vai, brindisone! Olè! Viva! Vittoria! Dannata festa delle medie! Ma che dici di parole sul amaro del capo? Perché è vero amaro del capo? Perché è buono, perché la bottiglia è molto fancy e perché fondamentalmente tutto questo discorso del Montenegro, dell'aeroplano, dell'amici che ci mettono le teste, il mare non ci ha mai creduto nessuno. Invece amaro del capo è onesto, è rettangolare, ti dici io sono amaro del capo. L'antico, il vecchio amaro del capo. Che va gustato? Va gustato ghiacciato. Per cui nel freezer ci deve essere sempre lo spazio per l'amaro del capo. Attenzione, amico dell'amaro del capo, il tuo tappo è fallace. Perché qualora non inclini la bottiglia, l'amaro del capo perde, contaminando di superiore bontà i cibi sottostanti. Perché poi salamini questo... della Bruna, che ci mette salamini. Sì, quindi questo è il segreto della tua cucina. Il segreto della mia cucina è la contaminazione dell'amaro del capo. E poi si mette a messaggiare con nonchalance, capito? È un uomo di moda, è un uomo di moda.